This is Dominique Buttikofer, Switzerland. Umpire Fabio Petto, Italy. Service judge Gianluca Schiavo, Italy. Amici sportivi, appassionati di badminton, un cordiale buongiorno. Le immagini che state vedendo vi giungono dal Palapellicone di Ostia, atto conclusivo del torneo, della quinta edizione del torneo Yonex Italian Junior, attesissima questa mattinata con tutte le finali in programma di tutte e cinque le specialità. Seguiremo insieme questa lunga maratona di badminton dall'impianto del litorale capitolino. Ci sono molti incontri molto interessanti. Il primo, si partirà subito con il piatto forte nella finale del singolare maschile. Io do subito il benvenuto introducendo Stefano Grigliuolo dell'ufficio stampa della Federazione Italiana Badminton. Buongiorno Stefano. Buongiorno a tutti, grazie Gianluca. E il consigliere federale Davide Fragnito, che è in nostra compagnia, lo ritroviamo con piacere. Buongiorno Davide. Buongiorno. Allora, andiamo subito a bomba sui due sfidanti che si stanno già scaldando sul campo centrale e chiedo alla regia naturalmente di indugiare sulla fase di riscaldamento dei due atleti che stanno, che a breve inizieranno. Chiedo proprio a Stefano Grigliuolo di introdurre questi due giovani atleti talentuosi, importantissimi, che sono arrivati a quest'atto conclusivo sbaragliando la concorrenza. Stefano. Sì, sono Radov Alimov, il russo, e Dominik Buttikofer, lo svizzero. E sicuramente partiamo dall'atleta russo, che era impegnato anche nei doppi, nel doppio maschile, e poi sarà impegnato anche nella finale di doppio misto. Sicuramente ha avuto un cammino molto importante. Nella semifinale ha battuto per 21-9, 21-10 Bernardo Atiano, il portoghese, che era la testa di serie numero 1 e il favorito sicuramente di questo tabellone. Nell'incontro precedente ai quarti ha battuto un altro portoghese, Duarte Nuno Angio, al terzo set con 21-19, 19-21 e 21-11. Nell'incontro precedente aveva sconfitto un'altra testa di serie, la testa di serie numero 5-8, il polacco Krzysztof Jakubczuk, e nell'incontro precedente invece aveva sconfitto l'italiano proprio Lucas Osele con un doppio 21-13, mentre al primo turno aveva superato lo svizzero Sylvain Furrer 21-11, 21-9. Il suo avversario sarà proprio uno svizzero, Dominik Buttikofer, che è stato oro agli ultimi Spanish Junior che si sono svolti circa due settimane fa, e dove poi anche l'Italia con Silvia Carino e Lisa Ivers nel doppio femminile ha conquistato un bronzo. Lo svizzero ha avuto un tabellone anche lui abbastanza comunque complicato, perché ha dovuto affrontare alcuni giocatori molto bravi, tra cui lo sloveno Mija Ivanic, che è stato sconfitto in 3 set, aveva perso il primo 15-21, poi ha vinto il secondo e il terzo 21-9, 21-14. Nell'incontro precedente ha avuto un derby contro Julian Lehmann, che è stato sconfitto in 2 set 21-16, 21-12. L'incontro prima ancora ha battuto la testa di serie numero 2 del tabellone, che era Matthew Windicombe, che è stato sconfitto 21-17, 21-15, mentre agli ottavi aveva superato Marc Laporte 21-13, 21-9, francese, quindi con un netto risultato, mentre al primo turno aveva battuto un altro francese con un 21-14, 21-16, quindi riuscendo in questo modo a superare alcune teste di serie molto importanti del tabellone. Una delle cose sicuramente importanti da dire sul ragazzo svizzero è che lo scorso anno al primo turno dell'Italian Junior aveva perso, quindi sicuramente si è molto migliorato, perché è riuscito ad arrivare fino alla finale, quando l'anno scorso invece aveva perso al primo turno del singolare maschile.
Benissimo questa panoramica preziosa introdotta da Stefano Griguolo, che possiamo per ora congedare e ringraziare. Naturalmente gli atleti hanno già dato vita alla sfida in campo, li state seguendo. Il russo Alimov in maglietta viola contro Dominik Butikofer, praticamente di fronte alle vostre telecamere, in divisa arancione con un pantaloncino nero. Siamo già sul 3-0 per lo svizzero, che ha subito trovato lo strappo vincente con questo punto e apre subito un break particolarmente importante con due affondi e due fasi di attacco che hanno portato al momento a questa, a questo momento, diciamo subito, a questo buon avvio dello svizzero. Seguiamo questo scambio. Molto intenso. Lascia sfilare in corridoio. Ancora un errore del russo, 5-0 per Butikofer al momento. C'è il cambio del volano. Giudici italiani a dirigere questo match. Fabio Betto e Gianluca Schiavo, quest'ultimo giudice di servizio. Entra anche questa, ha lasciato sfilare Rodion Alimov e c'è un nuovo cambio del volano. Nel frattempo si porta a 7 punti. Il primo punto del russo arriva all'ottava contesa, 7-1, conduce Dominik Butikofer, anche il primo servizio. L'affondo, poi lo smash, la fase d'attacco sulla quale Alimov respinge a rete, 8-1, un break particolarmente significativo. Cercheremo di capire anche come arriveranno i due atleti al break dell'11. Sicuramente un avvio sprint, una partenza molto importante quella di Butikofer, che chiude anche questo punto, 9-1. Al servizio lo svizzero. È in corridoio Rodion Alimov. Abbiamo introdotto questa mattinata parlando di queste 5 sfide che seguiremo in presa diretta. Tanta Russia soprattutto e tanta Indonesia hanno guadagnato, hanno staccato il pass per questa, fase conclusiva, per questa giornata conclusiva di questa 3 giorni molto intensa. Prima giornata con quasi 130 incontri per portare, diciamo, avanti gli atleti più meritevoli. Nella seconda giornata, dove si sono disputati nelle 5 specialità gli ottavi di finale, i quarti e le semifinali di ieri pomeriggio, che poi hanno consegnato i nomi dei finalisti di questa mattina. Ci sono probabilmente degli avvicendamenti in corsa per l'ordine, diciamo, degli incontri, che rispetto a quelli che abbiamo noi potrebbero subire delle variazioni. Addirittura gli arbitri stanno cercando di capire se una delle finali. Nel frattempo chiude qui il primo break dell'11 e finiamo sull'11-3
in favore dello svizzero Dominic Butikofer, probabilmente ci sono degli avvicendamenti. Allora, secondo l'ordine degli incontri, il matchmaking che abbiamo noi, subito a seguire della finale del singolare maschile avremo il doppio femminile. Tutto derby, tutto di marca indonesiana. L'introdurremo tra poco. Serve Butikofer. L'errore di Alimov, 12-3. Fino a questo momento gara a senso unico, vorrei conforto da parte di Davide Fragnito se è riuscito insomma a capire se questa strategia fino a questo momento sta dando ragione allo svizzero, che è partito veramente forte. Davide, sì, è partito forte approfittando anche di un momento di tensione o anche forse di stanchezza di Alimov, che in questo torneo è andato molto avanti in tutte e tre le discipline, quindi in questi due giorni è stato impegnato in un numero di partite comunque elevato, che l'ha portato ad accumulare tossine, che insieme al dispendio di energie nervose in questo momento sicuramente lo sta diciamo penalizzando. Ho avuto modo di vedere qualche scambio, appunto visto un po' di errori gratuiti da parte del giocatore russo, che ancora sta cercando il passo, diciamo così, in questa partita. Ecco, un altro si era costruito un buon colpo da una posizione di buon attacco, però ha commesso un errore anche abbastanza importante tirando il volano nel corridoio del doppio, e appunto questo è indice sicuramente anche di stanchezza da parte del ragazzo russo. ...15-4... anche qui massimo vantaggio per lo svizzero fino a questo momento, 11 punti che si avvia e mette assolutamente in discesa la vittoria del primo set. Seguiamo questo scambio. Sì, sembra andare veramente forte. Hai fatto bene, Davide, a ricordare che Ronyov Alimov sarà impegnato per ben due volte questa mattina, in quanto nella finale del doppio misto, che noi abbiamo a meno di cambiamenti dell'ultimo minuto come quinta finale in programma, quinta ed ultima finale in programma, sarà impegnato nel doppio misto in coppia con la connazionale Alina Davletova contro gli indonesiani Ramadhyashan Andika e Gisha Islami. Anche gli indonesiani l'hanno giocata alla grande, hanno avuto un ruolo di grandi protagonisti in questa manifestazione, no? Lo dicevamo anche fuori dai microfoni, Davide, prima dell'inizio del collegamento, un po' tanta Russia e tanta Indonesia questa mattina. Sì, sicuramente tanta Russia e tanta Indonesia, a testimonianza comunque dell'ottimo livello di questo torneo, che è stato appunto frequentato da ragazzi di grande livello e di caratura sicuramente internazionale anche e soprattutto per gli anni a venire. Stiamo però vedendo, appunto, abbiamo visto anche un'egemonia di questi ragazzi nelle finali, c'è una finale tutta indonesiana nel doppio maschile, e sono ragazzi che appunto per la prima volta si affacciano in Europa, vengono a giocare i nostri tornei junior anche per cominciarsi ad ambientare in quello che sarà il loro futuro percorso nel circuito mondiale. Abbiamo avuto la coincidenza, la fortuna, la buona programmazione di avere il nostro torneo a ridosso di un altro torneo molto importante, di un torneo molto importante per i junior, che è il German Junior, e i ragazzi indonesiani appunto hanno giocato entrambi gli eventi e resteranno appunto in Europa per circa un mese, dicevano i loro accompagnatori, proprio per acclimatarsi e cominciare a conoscere questo continente, diciamo che loro nuovo, ma che in futuro sicuramente li ospiterà. Ecco, ora diciamo siamo al game point concluso da parte di Butikofer, e lo svizzero, che è stato non poco in difficoltà nei turni scorsi in quanto ha affrontato giocatori sicuramente di alto livello che l'hanno spinto a terzi set e a recuperi mozzafiato, e ora invece si porta a casa il primo set in maniera abbastanza agevole, poi confermando quella che è un po' una leggenda fra tutti gli sport di racchetta, che di solito le partite più belle vengono prima della finale.
la finale si porta sempre un carico di tossine, di nervosismo non indifferente, che spesso fa sì che si tratti di partite che si risolvono brevemente. Ora non vogliamo sicuramente essere di cattivo augurio per Alimov, che avrà tempo per rifarsi in questo secondo set e chissà come no, e come no nel terzo eventualmente, ma intanto per ora questo è quanto. La partita sta procedendo scorrevole, Butikofer sbaglia poco, al contrario Alimov sta sbagliando parecchio. Diciamo, abbiamo visto anche, c'è stato molto poco da dire da parte di entrambi i coach, perché Posetto possiamo quasi dire che tatticamente non si sia giocato, se non appunto per una propensione al nervosismo, all'errore da parte di Alimov. Quindi vediamo insomma se questo secondo set parte sotto altri auspici. Alimov non è nuovo a ritorni nel secondo e terzo set, evidentemente non ha avuto abbastanza incontri per acclimatarsi, potremmo dire in maniera ironica. Vediamo insomma se si conferma animale da secondo e terzo set. Bene, 10 minuti per un primo set a senso unico, 21-6. Dominic Butikofer si sta prendendo una bella rivincita rispetto all'edizione del 2014, quando il giovane svizzero classe 96 era uscito subito al primo turno negli ultimi Italian Junior. Attenzione, scivola per un attimo Alimov. Il primo punto di questo set è ancora di marca svizzera. Davide. E qui abbiamo subito una pausa tecnica per pulizia campo, diciamo così, pulizia politica del campo, in quanto c'è stata una chiamata contestata dal giocatore russo. Però il nostro arbitro BWF Fabio Betto ha preso in carico la situazione con buona personalità, dimostrando appunto che la chiamata era anche per lui corretta, altrimenti avrebbe effettuato un overrule. E il ragazzo a quel punto, diciamo, si è preso questo momento di pausa giustamente concesso al fine di tenere la partita. Ora un altro, diciamo, intervento arbitrale, ecco, li stiamo commentando più gli arbitri questa partita per ora che i giocatori, speriamo entrino i veri protagonisti in campo, però giustamente fallo di servizio chiamato e ora si ricomincia. Finisce in corridoio questo smash dello svizzero, 2-1, è il primo vantaggio di questa gara del russo, che adesso chiude un altro punto con un affondo ed uno smash vincente, 3-1 fino a questo momento. C'è un cambio volano autorizzato. Bene, ecco appunto ora, come ci dicevamo, è entrato in partita e appunto, diciamo, si conferma giocatore da rimonte, come è stato nei quarti di finale contro l'ungherese Ben Spittel, che lo ha portato al terzo set e lo ha portato anche molto vicino a 3 punti dalla sconfitta, prima di rientrare e di conquistare un agevole terzo set. Molto più semplice il cammino in semifinale, dove ha sconfitto 21-9-21-10 il portoghese di ottima tecnica. Infatti è un peccato non vederlo in questa finale per la spettacolarità dei suoi colpi a Tirano, ma si è dimostrato molto molto più solido e si è conquistato l'accesso alla finale. Servizio che passa a Butikofer dopo questo avvio invece abbastanza importante di Alimov. 6-1, che sta crescendo, il russo sta crescendo. Adesso un errore con una risposta a rete, anche un errore abbastanza grossolano, non mi sembrava l'affondo di Butikofer così complicato da restituire al mittente. Adesso chiude con questa smorzata sotto rete, 6-3. Sì, ha commesso un piccolo errore tattico, nel senso che aveva
ha preso benissimo la rete, solo che poi invece di attaccare la rete è partito a fondo campo immaginando un lift, quindi siamo, si è anticipato su uno smash che poi però non c'è mai stato, in quanto è stato ben letto da Butikofer, che ha conquistato quel punto prima e questo ora con un buon drive di rovescio assistito anche da parte della parte superiore della racchetta, diciamo che ha dato una traiettoria praticamente imprendibile per Alimov, che però sembra ora in partita. Sei pari, ricordiamo ogni tanto il risultato, giustamente le nostre telecamere quando possono indugeranno sullo score, ma siamo qui sia per commentare, diciamo, la parte tecnica in compagnia di Davide Fragnito, anche per tenere informati sullo scoring dei match che seguiremo in diretta qui al Pala Pellicone di Ostia, da dove vi stiamo trasmettendo. Lo ricordiamo per chi si fosse messo in collegamento da pochi istanti, l'atto conclusivo, le 5 finali dello Yonex Italian Junior 2015, competizione che ha visto una 3 giorni di grande spettacolo, tanti interventi, tante visite importanti, tra gli altri l'ambasciatore indonesiano che ieri si è gustato un match veramente spettacolare di doppio misto. Si è intrattenuto naturalmente con gli atleti indonesiani che, si sa, la fanno da padrone in tante competizioni internazionali. Se vogliamo, ecco, oltre a questa finale Russia-Svizzera che state seguendo in diretta, c'è anche la finale del singolare femminile, dove c'è un'altra sfida tutta di marca europea tra la russa Elisaveta Tarasova e la francese Yael Hoyo. Nel frattempo si procede in questo secondo set sul filo del sostanziale equilibrio, 8-7, altri 7 minuti di gioco dopo il primo set e l'allungo nuovamente di Rodion Alimov, che si porta a più 2 adesso con questa chiusura, questo punto vincente. Al servizio ancora il russo. Oh, 10-7, Davide. Sì, decisamente più solido in questo secondo set, anche perché meno era difficile, però appunto ha dimostrato un gioco sicuramente molto veloce, aggressivo, ha bisogno di prendere la rete per mettere in difficoltà Butikofer. Forse nel primo set non è riuscito a prendere questo ritmo abbastanza importante, quindi è sfilato via sul filo dell'errore, ora invece ha trovato un po' meglio le misure e, diciamo, si sta meglio sicuramente comportando. Ora invece bel punto di Butikofer, che si conquista lo scambio con un bel affondo lungolina sul rovescio dell'avversario, poi una chiusura a rete apparentemente facile, ma in realtà frutto di ottimo tempismo sull'anticipo, perché è molto semplice essere scavalcati a quel punto da un lift da parte dell'avversario e bisogna essere molto molto attenti. Ed è già la seconda volta, barra terza, che accade in questo set che il nastro è molto benevolo nei confronti dello svizzero, fermando un volano e regalando appunto il punto del 10 pari. Alimov si riprende il servizio e si prende anche la pausa, ci prendiamo noi con loro un minuto di intervallo per poter un attimino riordinare le idee e riprendere fiato. Avremo anche il tempo durante questa lunga mattinata, Davide, per parlare anche degli azzurrini, che hanno, della batteria degli azzurrini che in questa competizione hanno difeso il tricolore. Ben 11 gli azzurrini, tanti selezionati anche dal progetto Giovani 2020-24 della Federazione Italiana Badminton. Rimaniamo sul pezzo però, seguiamo la partita dopo il break dell'11, 11-10 al momento conduce Rodion Alimov. Posta a rete di Butikofer, è un buon momento per il russo.
Sì, sicuramente molto più in partita rispetto al primo set, concentrato, sta appunto provando a portare questo incontro al terzo. Non sarà facile perché comunque lo svizzero sta tenendo botta, non si è fatto staccare a metà della prima parte quando si era portato in vantaggio anche di ben 5 punti il russo, e ora stanno giocando punto su punto anche sul filo dei nervi, e a mano che si andrà avanti sicuramente la tensione salirà. Ora vediamo appunto entrambi giocare uno scambio molto ben costruito, con dei colpi difensivi ben accurati, e poi alla fine l'errore a rete da parte del russo che spinge leggermente lungo il volano. Siamo 12 pari. Il clear di Alimov tiene a distanza per un attimo Butikofer. Bello questo scambio. Finisce in corridoio. L'ultima risposta di Butikofer. Comincia a scaldarsi un po' il pubblico sugli spalti del palapellicone. Soprattutto la rappresentativa russa, naturalmente, e quella svizzera al seguito, che comunque, insomma, sono un pochino di meno i svizzeri, ma ci sono, cercano di farsi sentire in questo caso. Rodion Alimov ha fatto saltare dalle sedie a questo punto del 13-12, adesso 13 pari. Servizio a Butikofer. Eccolo inquadrato dalla nostra regia. La risposta a rete, un altro errore. Si porta nuovamente in vantaggio il russo Alimov. 14-13. 22 minuti di gioco fino a questo momento. Ah! Gioco di smorzate sotto rete. 15-13, trova un nuovo break Alimov adesso. Al servizio il russo. È fuori? 15-14. Si cominciano a vedere anche scambi più intensi, più ritmo di gioco in un match dove sicuramente nel secondo set l'equilibrio la fa maggiormente da padrone rispetto alla prima frazione di gioco. Ricordiamo 21-6 il primo set a senso unico in favore di Dominic Butikofer. Alimov al servizio dopo quest'altro errore dello svizzero. 16-14 per il russo. Veloce questo scambio, chiuso bene però da Alimov con una buona manovra, una chiusura comunque ed un affondo che permette a Rodion Alimov di portarsi ad un break di più 3. 17-14, grande determinazione da parte di Alimov di cercare intanto di pareggiare questo set e di portare lo svizzero al terzo set. Ah, l'errore a rete questa volta. Alimov tiene testa come può a Butikofer fino a questo momento. Sembrava facile anche la chiusura e l'affondo di Alimov in questa circostanza, però la risposta del russo è finita a rete. Dunque 17-15. Prova la smorzata, ancora un errore. Dopo una buona partenza nel secondo set, adesso il russo sta tornando ad essere particolarmente impreciso in questa fase del secondo set, che si rimette un pochino in equilibrio. 17-16, saranno punti decisivi in un senso o nell'altro per il match. Vediamo Butikofer.
prova prima l'attacco, ah, tocca la rete, non riesce, poi con un po' di fortuna il russo chiede scusa all'avversario. 18-16 Alimov. Scambio di smorzate deciso effettivamente poi dal nastro. Al servizio Alimov. Una buona chiusura da parte del russo che si avvicina e comincia ad accarezzare la vittoria di questo secondo set a 2 punti dalla vittoria, 19-16 in più 3, che sembra mettere in discesa al momento, ma naturalmente è troppo presto per poterlo dire. Proviamo questo servizio, tentativo di smash e poi la buona chiusura con la schiacciata vincente di Butikofer. 19-17, ci avviciniamo alla mezz'ora di gioco. Chiude bene Butikofer questo punto, un po' superficiale il clear di Alimov, non si è capito bene cosa volesse fare. Ancora l'equilibrio, 19-18. E questa volta è il nastro ad aiutare Butikofer. 19 pari. Abbiamo visto 2 punti decisi dal nastro, sì. 2 punti importanti sia in un senso che nell'altro. Sì, sì, è un incontro in cui finora è il nastro quello che ci sta dando le più grandi emozioni, perché in questo set sono stati ben 4 i punti decisi dal nastro e ora c'è il primo match point per lo svizzero, che è riuscito a tornare e ha negato per ben 3 volte il set point al russo e ora invece si prende lui il primo match point, diciamo il primo deciding dell'incontro. Attenzione, match point Butikofer, lo scambio sotto rete, ancora una smorzata, poi il clear dello svizzero, questa volta chiude bene Alimov, esultano i compagni della rappresentativa russa. Le emozioni non mancano in questo secondo set. Si cambia il volano. Alimov al servizio, si andrà a 22 naturalmente. Siamo ormai agli sgoccioli, ci avviciniamo veramente alla mezz'ora di gioco fino a questo momento. L'errore di Alimov, nuovo match point per Butikofer. È tornato ad essere impreciso Alimov, dopo un buon secondo set, un buon avvio, si era portato addirittura ad un break di più 3 per 2 volte, ma le cose stanno cambiando. Sì, perché sta impostando tutto l'incontro su questo gioco molto veloce, è un gioco che sicuramente se non commette errori può pagare perché mette in gran pressione l'avversario, però nel momento in cui cominci a commettere degli errori o il nastro non ti aiuta, come è successo, perdi l'incontro, così come appunto è accaduto, e Butikofer si conferma vincitore anche di questo secondo set, evita il terzo e porta a casa l'incontro. Ok, allora prima di chiudere il collegamento torniamo in postazione, dunque 29 minuti di gioco, match deciso, 21-6, 22-20, vince Dominik Butikofer e si laurea campione nel singolare maschile. Noi ci ricolleghiamo tra poco per il singolare femminile, a tra poco.